Si è conclusa da pochi minuti qui all'interno della Cattedrale di Monreale la solenne celebrazione per l'insediamento del nuovo arcivescovo Michele Pennisi, il 58esimo arcivescovo della Chiesa Monrealese. È stato accolto dal suo predecessore, che da questo pomeriggio è arcivescovo emerito, Monsignore Salvatore Di Cristina. È una cattedrale piena in ogni ordine, più di 1500 le persone presenti, molte le autorità istituzionali, il Presidente della Regione, Sergio Mattarella, membro della Corte Costituzionale. Monsignor Pennisi è stato molto chiaro, ha detto non ho un programma pastorale predefinito, però poi ha raccolto tutte le varie componenti e tutte le diverse espressioni della Chiesa Monrealese per essere corresponsabili del suo ministero pastorale. Ha parlato delle parrocchie, delle confraternite, delle varie realtà laicali, delle varie associazioni, dei movimenti, tutti quanti chiamati a lavorare insieme al vescovo. Un riferimento ovviamente per il luogo che ha accolto questa celebrazione, cioè la Cattedrale Normanna di Monreale. Un luogo bellissimo, ha detto Monsignor Pennisi, ma una chiesa di pietra resta di pietra se poi non viene resa viva dall'impegno di tutti i fedeli. Una celebrazione molto, molto intensa. Monsignor Pennisi ha fra l'altro voluto sottolineare che con l'annuncio dell'Evangelo si sconfigge la mafia. Lui vive sotto tutela da diversi anni per il suo impegno per la legalità nella diocesi di Piazza Armerina, da dove proviene. Non ci sono preti, non ci sono vescovi, non ci sono credenti antimafia, ha detto, sono tutti quanti annunciatori del Vangelo. La mafia si combatte annunciando il Vangelo. Tra pochi minuti il nuovo arcivescovo parlerà al balcone del Palazzo Municipale, sarà il suo omaggio alle autorità istituzionali e poi si recherà in preghiera al santuario della Collegiata del Santissimo Crocifisso, santuario che fra una settimana esatta, venerdì 3 maggio, diventerà il centro delle celebrazioni per la festa del Santissimo Crocifisso. E per il momento da Monreale è tutto.